Ciao a tutti, oggi vi propongo un secondo piatto di pesce a base di salmone, il salmone al forno ai profumi del Mediterraneo. Un piatto molto semplice e delicato, ma anche raffinato, adatto ad essere servito anche in un pranzo di una certa importanza. Una volta cotto, il salmone si presenterà con una leggera crosticina dorata di pane, pistacchi e basilico, che accompagnerò con un contorno a base di patate croccanti e pomodorini a forno aromatizzati al timo. Per due porzioni occorrono 2 darne di salmone, sono i tranci ricavati dalla baffa, 15 g di granella di pistacchi, 25 g di pane raffermo o di pane in cassetta, 200 g di patate, 100 g di pomodorini, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, basilico e timo. La preparazione è piuttosto rapida, soprattutto se disponiamo dei filetti di pesce già pronti. Quindi in un robot da cucina mettiamo il pane, i pistacchi e il basilico. Aggiungiamo una macinata di pepe e frulliamo fino ad ottenere un composto abbastanza fine. Una volta che il composto si sarà raffinato, possiamo aggiungere l'olio d'oliva, all'incirca un cucchiaio. A questo punto prepariamo il contorno, che dovrà essere infornato una decina di minuti prima del pesce. Quindi, dopo aver pelato le patate, le tagliamo a fettine e tagliamo a metà i pomodori. Disponiamo i pomodorini nella teglia con il taglio all'insù. Quindi condiamo il tutto con sale e pepe. E arroriamo con l'olio extravergine d'oliva. Sui pomodorini aggiungiamo anche il timo, che prima andrà sfogliato. Rigiriamo un po' le patate in modo da ungerle bene su tutti i lati, così diventano poi belle croccanti. Adesso inforniamo alla temperatura di circa 180-190 gradi. Nel frattempo che le verdure cuociono, possiamo preparare il salmone. Quindi rivestiamo una teglia con della carta forno e la oliamo leggermente con un po' d'olio. Aggiungiamo un pizzico di sale, un po' di pepe e veggiamo i filetti di pesce, che vi ricordo dovranno essere ben squamati. Aggiungiamo anche sopra un pizzico di sale, un po' di pepe e li ricopriamo con la panura che abbiamo preparato in precedenza. Li irroriamo con un filo d'olio e quando saranno trascorsi 10 minuti di cottura delle verdure li inforniamo. Trascorsi 8-10 minuti di cottura, il salmone sarà pronto. Saranno pronte anche le verdure, quindi togliamo dal forno e impiattiamo. Il salmone al forno così preparato è un ottimo secondo piatto, ideale anche quando si hanno molti ospiti, perché può essere preparato in anticipo e cotto solo pochi minuti prima di essere servito. I profumi mediterranei poi ne fanno un piatto molto gradevole, ve lo consiglio anche per una cenetta a lume di candela. Saluti a tutti, seguite ancora Speziata e se questa ricetta vi è piaciuta condividetela.